Alberto, che cosa ci fai qui? Passavo di qui per caso. Ti prego, ascoltami. Ho bisogno di parlarti. Non abbiamo nulla da dirci. Mi sento già abbastanza in colpa per averti tradito. Insomma, non umiliarti in questo modo. Ma io ti amo. Non posso vivere senza di te. Ti prego, Alberto, non peggioriamo la situazione. Ormai è finita. Devi fartene una ragione. E poi io non ti amo più, sono innamorata di Peter. Lo sai. Vedi, io ho pensato molto alla nostra storia. So di non essere sempre stato presente. A volte esageravo con la bottiglia e tu gridavi per il dolore. Ma ho compreso i miei errori e non voglio ripeterli. Ti prego, dammi una possibilità. È troppo tardi, mi dispiace. Tu sei così, non puoi e non devi cambiare. Vedrai che troverai la persona giusta per te, e sarai felice. Ma io... Basta, ti prego. Finalmente ho trovato qualcuno che mi capisce e mi accetta per quello che sono. Voglio solo essere felice, sposarmi, avere dei bambini, una casa al mare, una in montagna e una sull'albero. Volevo essere io a darti tutto questo. Lo so, è andata così. Scusa Alberto, ma non hai caldo? Perché non ti spogli? Se mi spoglio c'è la possibilità che facciamo sesso? No. Allora niente da fare.